Amici di Alessandro Tech World, adesso sto girando un video ancora in Full HD con l'Elephone P6000, ma adesso abbiamo disabilitato, diciamo, le varie opzioni per la riduzione del rumore e quant'altro e abbiamo tenuto attivo solo il microfono. Quindi andiamo a zoomare un attimino qui sui fiori e vediamo la qualità dell'immagine. Chiaramente la qualità l'ho configurata in modalità massima, quindi massima qualità. Andiamo a riprendere un attimino il panorama. Mi soffermo un attimo su una casa così potete constatare la qualità dell'immagine. Video che non va via troppo fluidissimo, ogni tanto ho qualche scattino, però poi magari a display viene sicuramente fluido. Andiamo a fare un piccolo zoom su queste pianticelle, questa tartarughina, quindi potete ammirare anche la qualità dell'immagine. Magari andiamo anche un po' più da vicino e vediamo come lavora l'autofocus. L'autofocus non riesce a mettere fuoco, magari ci allontaniamo un attimo, vediamo. No, è un fuoco continuo, ma la focale non si adatta, non riesce a mettere a fuoco. Quindi proviamo a fare un touch focus. Eccolo qua. Devo dire che la qualità display su questo 720p è davvero, davvero molto buona. Tiriamo un attimo indietro, andiamo su questa tartaruga. Potete vedere, facciamo anche qua un touch focus. Ecco qua. Potete vedere l'immagine. Devo dire che è molto buona. Andiamo magari anche sui fiori, così potete vedere anche i colori. Facciamo anche qui un touch focus. Ecco qua. Dai, devo dire che la qualità dell'immagine è molto buona. Magari ci muoviamo un po' veloce, vediamo come reagisce la fotocamera, però devo dire che è molto buona. Anche per quanto riguarda il panorama, display rende. Chiaramente è un cellulare da 140 euro, quindi non possiamo pretendere di avere fotocamere a paragone di Samsung Galaxy S6 o anche smartphone magari di un anno fa. In realtà anche due. Andiamo a vedere questi pinetti e poi basta. No, il focus lavora bene, però chiaramente se andiamo vicino a livello macro chiaramente fa un po' fatica e quindi bisogna tappare per mettere a fuoco. Però devo dirvi che a display è davvero molto bello. Vi lascio con questo panorama e questa magnifica giornata. Ciao da Alessandro Tech World.